Uomini e donne news, Alex e Alessandro nella bufera. Alex Migliorini e Alessandro D'Amico di Uomini e Donne accusati per aver pubblicato una simpatica foto. L'ex tronista del Trono gay di Uomini e Donne, Alex Migliorini, e il suo compagno Alessandro D'Amico hanno passato la vigilia di Natale insieme. Il cenone che precede il grande pranzo è un po' devastante per tutti e lo è stato anche per la coppia. I due, per ironizzare sulle gravidanze venute fuori proprio in questi ultimi giorni e per sottolineare quanto sia stato devastante il cenone, hanno pubblicato post su Instagram. L'ex corteggiatore ha pubblicato sul social una foto in cui lui stesso è con la maglia alzata e la pancia in fuori con sopra una scritta che fa intuire una gravidanza. In ginocchio, con il cappellino di Babbo Natale in testa, che è l'ex tronista che bacia la pancia. Sembra tutto perfetto, un tipico ritratto di una semplice coppia in dolce attesa. Il problema è che nessuno dei due, per natura, può concepire figli. Questa foto, che in sé per sé contiene ironia, è stata travisata da qualcuno e i due fidanzati sono stati accusati pesantemente. Come ben vedete è volere e potere. Un gran cenone prima parte. Ha scritto Alessandro D'Amico sotto la foto con Alex Migliorini. I ragazzi non pensavano di far succedere quello che poi effettivamente è successo. Ci sono moltissimi commenti di chi, purtroppo, non ha colto l'ironia ed è andato pesantemente sul personale. A questo punto Alex ha pubblicato un Instagram story scrivendo: "Rimango veramente basito da certi commenti che scrivete su una foto che abbiamo fatto in modo simpatico. Vorrei tranquillizzare le persone che Alessandro non è incinto. Quanti di voi, dopo un pranzo, si sono guardati la pancia e si son detti, sembro incinta barra o. Finitela di fare di tutto una tragedia e cominciate a vivere. Il veronese, vista la ricorrenza, ha poi concluso: "Ah sì, buon Natale anche a voi". Alessandro D'Amico di Uomini e Donne risponde alle accuse. Alessandro D'Amico, come il compagno Alex Migliorini, ha pubblicato un Instagram story per rispondere alle insistenti accuse. Io comunque ho capito una cosa ultimamente, è inutile farsi sangue amaro in certi casi perché, purtroppo, viviamo circondati dall'ignoranza. La cosa più brutta è vedere quanto la gente è consapevole di essere ignorante e non fa niente per cambiare. Il napoletano, riferendosi ad Alex, aggiunge poi: "Devo alimentare l'amore che provo per lui perché è lui ciò che conta, è il suo parere che vale, è il suo rispetto che cerco, è il suo amore che mi rende libero".